Amici, baciamo le mani a tutti. Siamo a Mazara del Vallo e mi trovo esattamente con un cuore solitario nuovo, in cerca dell'anima gemella, in cerca di una donna giusta per lui. Si chiama Franco ed ha 60 anni. Ciao Franco. Ciao. Allora Franco, tu sei di Mazara del Vallo. Sì. E tu cerchi una donna per sistemarti. La compagna. Allora Franco, cominciamo innanzitutto dall'età. Esatto, tu hai 60 anni, quindi questa donna da che età la dobbiamo cercare? Di 51 anni un po', 50 anni un po'. Fino ad arrivare a un massimo di? 55 anni. No. Dai 50 ai 55 anni. Questa donna di dove la vuoi? Di Mazara stesso oppure da qualsiasi parte? O di Mazara, o di Maissalo, di Trapa, di provincia. Di tutta la provincia. Va bene Franco, parlaci un poco di te. Come conduci la vita? Innanzitutto tu lavori? Conto con la vita che sogno solo, solitario. Sei un cuore solitario? Sì. Abiti da solo? Abito da solo. Tu sei separato se non mi sbaglio? Sì, sto divorziato. Da quanto tempo sei separato? Da circa 4 anni. Va bene Franco, parlaci un poco di te. Ma che ci ha parlato? Cioè la mattina cosa fai, quando ti alzi, come conduce la vita? La mattina faccio colazione, io la televisione, poi del pomeriggio me ne esco, sì. Vengo a mangiare alla mensa, cosa. Ah, vai a mangiare alla mensa? E come mai, Franco? Perché non c'è io un altro che cucina. Tu non sai cucinare? No, no. Quindi tu cerchi anche una donna per assisterti? Sì, per certo. Per prendersi cura di te? Certo. Va bene. Abbiamo detto, tu lavori? No, pensionato. Pensionato, da molto tempo sei pensionato? Da un paio d'anni. Ascoltami, c'hai figli? Due ce n'ho. C'hai due figli che vivono da soli? Sì, sono in comunità. Per i fatti loro? Sì. Va bene Franco, ascoltami, come mai ti sei deciso di venire a Stranamore Siciliano? Come mai non ci hai pensato prima e hai aspettato 4 anni? Ma lo pensiero, passatempo. Parlaci un poco di te Franco, tu che fai? La macchina ce l'hai, come ti muovi? Ma per ora la macchina non ho, io se prima ho divorzio, fra una mesata sarà la macchina. Ma la patente ce l'hai? Certo che ce l'ho. La patente ce l'hai? Sì. Quindi la cosa che ti manca è la macchina? Sì. E quando ti sposti, come ti sposti? Come? Quando ti sposti, da un posto all'altro? A piedi, come sposti? A piedi. Oppure con l'autobus? Ah, no, se l'autobus quando andiamo a trovare a mio figlio a sciocca. Okay. Ma per Mazara sembra la pera. Esatto. Neanche il motore c'è, vero? No, non c'è. Bicicletta neanche? La bicicletta ce l'ho, un scanto che avesse a cuore. Quindi eviti? Sì, evito. Va bene Franco, cosa ti piace fare di solito nella vita? Ma chissà, ciò che va a piacere, una camminata, però la depressione, chissà. Cioè non è che tu fai una vita di quella agiata, diciamo? Cosa? Una vita molto particolare, tu conduci una vita normale, no? La vita normale. Va bene, ti voglio fare qualche domanda su questa donna che noi andiamo cercando. Che cos'è la cosa che tu non puoi vedere nelle donne, cioè che non puoi sopportare? Alla notte quando russano. Ah sì? La notte quando russano lo puoi sopportare? E come mai Franco? Perché un pozzo rovino, pigliamo il respiro, un pozzo pigliare chiuso. Esatto. Quindi noi ci dobbiamo rivolgere a donne che non devono russare. Sì, c'è. Giusto? La donna che fuma la puoi vedere? Ti piace la donna che fuma? Fuma è meglio, se fuma. Che tu fumi? No, non fumo. Bevi? No, neanche. Anche bene. Quindi non fumi neanche bene. No. C'hai vizi particolari, non so, giocare a totocaccio, no, schedina? No, vizi di giocare un gennaio. Poker, cose, niente? No, niente. Perfetto, quindi non hai nessun vizio, no. Né bevi, né fumi, né giochi a totocaccio, ti manca solamente l'anima gemella, una femmina, che si prenda cura di te. Sì. Va bene, Franco. Se poi sta donando qualche macchina è meglio ancora. Certo, almeno vi potete spostare. Sono nave sempre ma accattare una macchina per me. Certo. Va bene.
Un'altra cosa, hai qualche desiderio particolare nella vita che vorresti realizzare? Ma che realizzare? C'è quella compagna per dire tempo d'estate alla spiaggia a mangiare la pizza, la camminata, chi per essere in compagnia? Sì, la compagnia c'è. Esatto, quindi tu desiderio non ne hai, l'unico desiderio che hai è trovare una ragazza, trovare una donna. Sì. Vabbè. Amiche donne che ci state guardando, state vedendo vicino a me un cuore solitario. Franco, 60 anni di Mazara del Vallo, è in cerca di una donna per crearsi nuovamente un futuro. Lui è separato da circa 4 anni, ha due figli che non vivono con lui. È una persona a posto, non ha vizi particolari, non beve, non fuma, non gioca a totocaccio. È una brava persona. La casa ce l'ho. Ah, un'altra cosa che ci stavamo dimenticando, c'ha pure la casa, prende una pensione perché è pensionato, per cui vi può mantenere. Dico, se volete sistemarvi, non potete fare altro che contattare il nostro Franco al numero che state vedendo sotto nella descrizione del video. Quello è il numero di Franco. Telefonate a quel numero lì e lui risponderà. Franco, in questo momento ci sono queste donne che ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no. Lancia un messaggio verso di loro, qualsiasi cosa. Sì, va bene. Che messaggio? Qualsiasi cosa, quello che ti viene in mente. Il messaggio di auguri. Messaggio, telefonatemi, vi aspetto, aspetto le vostre chiamate. Telefonate, aspetto le vostre chiamate. E dove ti hanno a telefonare? Dallo cellulare, dove mi hanno a telefonare? Esatto, e il numero di cellulare lo vedete sotto nella descrizione del video, c'è scritto per contattare Franco, chiamare il numero, eccetera eccetera. Chiamate a quel numero lì e Franco risponderà. Questo è tutto per i cuori solitari. Alberto vi saluta e vi saluta pure. Saluta pure, buonasera. Franco, ciao ciao. Oh yeah.